Il Livorno a punteggio pieno, sempre a segno al Picchi da 12 turni, è il banco di prova giusto per la Roma che vuole riscattare la sconfitta interna contro l'Udinese. Spalletti, oltre che a Cassano, ancora a corto di condizione, deve fare a meno di Chivu e Mexès. Vista l'abbondanza di centrocampisti, passa al 3-5-2, con Bovo preferito a Cufré e Perrotta, Aquilani e De Rossi in mediana. Ed è proprio il centrocampista della nazionale a sfiorare il gol dopo appena 20 secondi di gioco, con un destro che si stampa sulla traversa con Amelia sorpreso. 5 minuti per la risposta a Maranto e basta un cross di Morrone per mandare in crisi Cuffur e Curci, che non si intendono. La porta è spalancata, Lucarelli non ne approfitta. La difesa giallorossa non sembra a chiusura ermetica e Palladino prova a sorprendere Curci sul primo palo, fuori di poco. Totti, a segno nella scorsa stagione con Livorno sia all'andata che al ritorno, deve sfuggire al pressing Amaranto. Qui nessuno dei suoi compagni si inserisce sul cross. Il Livorno è sempre pronto a colpire anche sui calci da fermo. Al 21esimo, su azione d'angolo, Galante chiama Curci al primo intervento della serata. Anche Amelia si mette in evidenza, uscendo a valanga su Mancini, lanciato in velocità da Francesco Totti. Un colpo di testa di De Rossi manda fuori tempo i compagni della difesa giallorossa e si trasforma in assist per Lucarelli. Prontissima la risposta di Curci. Botta e risposta. Adesso è il turno della Roma con i due esterni protagonisti. Sul cross di Taddei, il taglio di Mancini è un secondo in ritardo. E Spalletti vorrebbe mangiarselo. Più o meno quello che succede nell'area opposta allo scadere del primo tempo con Balleri, che stavolta è puntuale sulla sventagliata da sinistra, ma la sua conclusione è da terzino e il primo tempo si chiude senza reti. Troppo compassata la Roma per creare problemi ai padroni di casa, Spalletti prova allora a cambiare il terminale d'attacco. Con la staffetta ormai abituale, Montella non dà. Donadoni risponde con Lazetic per Ruotolo. Grandi manovre sulle panchine, manovre involute in campo con Taddei che chiede il rigore dopo questo scontro con Vargas. Per Trefoloni non c'è fallo. Totti prova allora a sorprendere Amelia su punizione, ma il portiere del Livorno alza sopra la traversa. I padroni di casa ora soffrono la maggiore intraprendenza della Roma, che nel quarto d'ora finale perde lo spunto di Mancini, sostituito da Cuffré. A movimentare il finale ci pensa però l'arbitro Trefoloni, che non essendo in grado di far rispettare la barriera, sfodera un grottesco giallo all'indirizzo di Totti. Dopo 4 minuti di tentativi, il capitano giallorosso riesce a battere con gli avversari a 3 metri e il tiro finale di Perrotta è parato agevolmente da Amelia, che poi si esalta sul colpo di testa a botta sicura di Nondà da 2 metri, un guizzo che trasforma il gol in angolo. E in un finale a nervi scoperti i giallorossi si lamentano ancora con Trefoloni, che non vede questo fallo di mano di Vargas in area su cross di Nondà. La Roma vola nel finale, prepotente azione personale di Totti, con tiro di poco a lato. E Livorno più che soddisfatto del punto guadagnato. Per la Roma, al di là di Trefoloni, un'occasione persa. Mercoledì all'Olimpico contro il Parma c'è già l'obbligo dei 3 punti.